I numeri sono impietosi e fotografano una situazione molto preoccupante. Nella piana di Gioia Tauro nel 2018 sono andati in fumo centinaia e centinaia di posti di lavoro. Una crisi profonda e prolungata che non risparmia nessun settore. E se anche il porto di Gioia Tauro, che dovrebbe essere il propellente per l'economia di tutto il territorio, annaspa in una crisi profonda, si capisce che la strada verso la ripresa è ancora tutta in salita. La situazione del lavoro nella piana è drammatica. Purtroppo anche quest'anno, la piana ha pagato uno dei prezzi più grandi. Un processo etico e di responsabilità che deve guardare al cambiamento, partendo proprio dall'apparato burocratico che è cuore e gambe della nuova polis di Corigliano Rossano. La pubblica amministrazione, più croce che delizia degli enti locali, dovrà essere per la terza città della Calabria un punto di partenza da rinnovare e qualificare. E questo è il messaggio emerso dal dibattito promosso dal gruppo editoriale ING e dal quale ha preso parte, tra gli altri, anche l'opinionista Klaus Davi. Oh, happy day. L'anno 2018 non è stato un anno ottimale sotto nessun punto di vista. A poche ore dal 2019 il bilancio dei calabresi sull'anno che stiamo per lasciarci alle spalle non è di certo dei migliori. La Calabria dice addio al 2018 tra tante criticità, tra tutte la mancanza di opportunità lavorative soprattutto per i giovani. Il mio augurio per il nuovo anno è che si attivino delle politiche a qualsiasi livello del lavoro, che siano interventi seri e strutturali per il nostro territorio che ha tanto bisogno di ricostruire.